prima di Serie A, Milan-Lazio, che in realtà non è passato neanche tantissimo dall'ultimo Milan-Lazio, 2-0. Gol di Hernández e Bennacer. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale, fate tutto. Andatevi anche a vedere il post partita, che devo ancora fare, ma uscirà prima di questo video, vabbè, è un casino. Seguitemi anche su TikTok, Twitch, eccetera, eccetera. Oggi, ragazzi, è una partita impegnativa, ma oggi io voglio essere fiducioso. So che la Lazio, quando viene a San Siro, ha paura quasi. Oggi voglio confidare nei miei ragazzi, oggi voglio dar fiducia. Oggi so che è una squadra forte, che non è Cagliari, con tutto rispetto. E quindi, in caso vincere, con qualche lacuna, con qualche buco di culo, cercando di evitare una figura di merda, ci sta. Mi avete massacrato nelle ultime due partite riguardo Verona e soprattutto Cagliari, poiché non ero contento di una vittoria per 3-1. Ho spiegato più volte che la vittoria come quella di Cagliari a me non serve, perché la prestazione, ragazzi, non è da 3-1. È una prestazione soprattutto a livello difensivo molto molto scadente. Infatti poteva per me finire anche 3-2 o 3-3. E che il vero banco di prova sarà quello di oggi contro la Lazio e quello di mercoledì, ragazzi, contro il Borussia Dortmund. I ragazzi, purtroppo faccio sempre questo errore, che poi per me errore non è, però ognuno la vede a modo suo. Io mi misuro sempre con l'avversario che ho davanti. È un avversario forte, la partita è combattuta, ci sta, ma contro le squadre piccole, ragazzi, contro le squadre della parte destra della classifica soprattutto, tu devi macellare, tu devi abbassare la testa e distruggere la partita. Per quello mi incazzo con i miei, perché sei il Milan e allora ti devi comportare da Milan. Non hai scuse, non hai scuse alcune. Ho avuto anche certi coglioni che mi hanno scritto sotto il video e che non capiscono che ti fanno una squadra che sulla manica c'ha 7 Champions League, e quindi se ti chiami Milan tu devi, da tifoso, pretendere tanto dalla tua squadra. Tu sei obbligato a pretendere tanto. Sei stato in Serie B, non me ne frega un cazzo. Tu sei stato anche sul tetto d'Europa più di qualsiasi altra squadra in Italia, e allora tu devi pretendere che la tua squadra giochi da Milan. Ragazzi, non c'è via di scampo, dai, è inutile discuterne. Perché c'è Galliani? Comunque, le formazioni io le sto vedendo adesso, ma voi le avete già viste. Le maglie che vedete là dietro non sono messe lì perché sono laziale, però se ho una maglia della squadra avversaria che stiamo affrontando e non trovo il motivo di non doverla mostrare, ecco. Come mostrammo quella della Roma quando abbiamo giocato con la Roma. Marusic a destra è interessante, ha sempre giocato a sinistra, sempre è stato l'alternativa a Isai. C'è anche da dire una cosa, che c'è Pedro, Camada, Immobile, Lazzari, Pellegrini e Vecino sono in panchina, hanno Castellanos davanti. Io è vero che ho appena detto che questa partita va sudata, ma se hanno davanti Castellanos, ragazzi, dobbiamo sfondare, basta. L'unica cosa che mi lascia un po' così, giocare con chi era al posto di Ciao, la devo ancora capire, perché comunque la Lazio la velocità non manca. Romagnoli con la maschera, la presa secca contro il Torino, ho visto il fallo. Il Milan per tornare al comando e mettere altra pressione sull'Inter, la Lazio per il secondo grande colpo esterno. Vabbè, ma che pressione deve mettere il Milan all'Inter, che letteralmente gioca con la squadra che è più vicina all'esonero del proprio allenatore? Semmai è il contrario, è il Milan che deve scappare. Altra scelta di Pioli: Calabria, nonostante Florenzi avesse giocato bene, si inizia. Per questi 5 minuti Milan sta giocando bene, niente da dire. Poi la partita l'ha vista tutta, mamma mia Calabria, come ti fai superare da Zaccagni. Ragazzi, io ogni volta che vedo Adli che tocca il pallone mi rode ancora di più il culo, nel sapere che è stato panchinato un anno intero. Quanto mi rode il culo? Per cosa ti rode il culo? Per aver perso 5 derby di fila? No, per aver avuto un fenomeno in panchina per un anno intero. Kier, Castellanos, questo è gol. Fuori. Ho visto il gol, raga. Hanno tirato loro, hanno sbagliato 4-5 volte in difesa, ma hanno tirato prima loro. Kier che si impappina con Tomori. Io, prima della partita, siete sicuri di far giocare Kier? Ed è ancora lunga la partita, Ma nonostante sia 0-0 la partita è bella, cioè niente da dire. Alla fine contro Sarri Pioli ci ha perso una volta sola, il 4-0 famoso dello scorso 24 gennaio, come me lo ricordo. Renders, Giroud, ma ragazzi, non può giocare questo, non può giocare. È fermo, è totalmente fermo, ragazzi. Stavamo per riprendere il gol che abbiamo preso contro il Cagliari, solo dall'altra parte. Ragazzi, Giroud non riesce a fare niente, una sponda, non riesce a fare niente. Giroud,
Lazio. Ma cazzo fa Guendouzi a giocare con capelli sciolti? Se lo faccio io proprio tutti brucce li ho. Le indicazioni di cazzo fa? C'è qualcuno che deve uscire, non mi dire che lo Loftus Cheek. Cambio, noi andiamo da Tommaso Turci. No. Problema muscolare. Un altro. Jeff fuori Kalulu. Krunic. Bennacer, Loftus Cheek, tutti i centrocampisti. Teo Buono. Madonna Giroud, che urto che sei. Non riesci a fare niente. Facciamo sto gol, dai. Pulisic. Pulisic, bella per Rafa. Dai Rafa. Cerca di accelerare, gli viene concesso il sinistro. Puoi vedere in angolo. Improvviso sul primo palo. Vabbè, non è proprio piede di Leao il sinistro. L'importante è avere il calcio d'angolo. E Adli ha recuperato un altro pallone, ragazzi. Ripeto, l'abbiamo lasciato in panchina un anno. Qua c'è una gomitata di Zaccagni. Un fallo con cartellino giallo plateale non fischiato. Io non lo so cosa cazzo c'ha in testa quest'arbitro. Altra cosa per cui sono stato bersagliato dai tifosetti del Milan, che siamo vulnerabili dietro. Davanti facciamo male, sì, ma dietro, ragazzi, non va assolutamente bene. Anche qua le regie, sto servizio di merda chiamato da Zon. Cioè, chiamano un replay i telecronisti e la regia ne manda un altro, perché è quello che mandano a tutti i broadcast, no? A Sky, cazzo, se chiamavano un replay lo avevano subito. 40 euro per sto servizio del cazzo, lo faccio io, guarda. Vado allo stadio, faccio la live su Twitch col telefono, lo faccio meglio. Pioli, hai panchinato un anno questo! Te lo dicevamo tutti! Ancora per Musa che si sta aprendo molto. Cerca la linea di fondo Musa. Musa dentro, la palla rimane lì. Reinders, no, no, che occasione, no, 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 fai come Leao anche te. Ma quando ci ricapita una cosa così? No, 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 no. Anche lui come Leao. Sti qui la vogliono portare a riposo sullo 0-0, datemi retta. Finisce qua primo tempo. Deludente. Peccato, un'occasione che se ci fosse capitata contro sarebbe stato gol tutta la vita. Vabbè, che vi devo dire. Ci siamo, ragazzi. Second half. Sbatte noi, fatto buio. Ragazzi, però ste palle alte, le dico sempre, ogni cazzo di partita. Le palle alte, le palle alte, le palle alte. Non funziona. Fallo e giallo di Marusic. Non passa lui. Giallone per Marusic qui. Dai, che se facciamo un gol poi c'è la possibilità di fare il secondo. Forza. Se entra Kamada e fa gol, lo sbrocco. Ragazzi, ma stiamo giocando alla metà campo sola, cazzo. Se tu avessi segnato, Reinders. Se tu solo avessi segnato. Atli. Reinders buona. Leao dentro. Pulisic! Andiamo! Christian! Pulisic! Ammazzateli sti fascisti del cazzo! 1-0! Cristian! Che cazzo! 60 minuti d'assedio! Andiamo! Andiamo, cazzo! 1-0! Cristian Pulisic! Oggi sì che si esulta! Oggi sì! Posizione regolarissima di Leao. Pulisic, rigore in movimento, la tocca anche Provede, quindi rischio grossissimo. E adesso sono molto curioso di come andrà avanti questa partita, perché a me non mi pare che, a parte contropiedi, a Lazio abbia avuto tanta voglia di arrivare in porta. Adesso voglio vedere cosa combina Sarri, perché una partita gestita così da parte dell'avversario, perché a Lazio la sta gestendo con molta sufficienza, il Milan ha limiti tecnici, perché questa partita andava sbloccata mezz'ora fa, quindi il Milan ha i suoi limiti tecnici, ma la Lazio non sta facendo niente per vincerla questa partita. Da che mondo è mondo, adesso devono prendere l'imbarcata per forza, almeno il 2-0. Vabbè, Giroud, ragazzi, è improponibile. Prima azione organizzata della Lazio. No, se prendiamo gol al primo tiro me ne vado. Felipe Anderson. Luis Alberto, Zaccagni, attenzione, che Calabria lo soffre, Zaccagni in curva. Ecco, adesso la Lazio avrà sicuramente il moto d'orgoglio. Va ammazzata adesso. Se fai il 2-0 tu l'hai vinta. Tu puoi anche smettere di giocare che l'hai vinta. C'è un fallo di Romagnoli, giallo netto. Si stanno innervosendo, si stanno innervosendo. Leao per Reinders, c'è Musa. No, ho perso il tempo di gioco. Reinders, Leao, cazzo. Qua si becca il giallo Leao. Ha fatto bene, ha fatto bene. Tomori!
Tomori! Sessuale Tomori! Non avere a Giroud! Perché tiri tu? Perché cazzo tiri te che arrivate 3 contro 2? Perché? Fuori Giroud! Non ha tolto Leao, che bello! Fuori a Dripper Pobega. Peccato. Anzi, io avrei messo Pobega a primo tempo perché sostituisce la roccia di fisico che è Loftus Cheek. E avrei messo Musa adesso per Adli, se proprio lo devi togliere. Ma anche Florenzi per Calabria, sì. Ha fatto più possesso palla in questi minuti la Lazio che tutta la partita. Bravo Tomori! Bravo cazzo che gli tira palla addosso, fagli più male la prossima volta. Manca 18 minuti più recupero, non è il momento. Prova di Pulisic. Spazio, c'è Okafor che la chiede, palla un po' arretrata. Musa! Riesce a gestirla. Musa! No! Cosa ha preso? Cosa ha preso Provedel? No, non può essere fallo questo. Dai. Vediamo chi sarà il quinto cambio. Secondo me Chukwueze entrerà. Secondo me Pulisic. Oh, è partita la Teao. Converge Leao. Serve Leao. Pulisic. Mette i pugni. Ancora Provedel, ragazzi. Sta 4-0. Li ho insultati tanto. Sono stato insultato tanto. Ma oggi non gli posso dire niente. Reinders dentro Tijani. Reinders cerca lo spazio per il Reinders tira fuori e già 2 esterno della rete. Vabbè, l'azione è stata impeccabile, tiro rivedibile. Sei forte, però adesso vogliamo anche vedere i tuoi gol, eh. Sapevo che entrava Chukwueze. Anche controlla Luis Alberto, tiro fuori. Fernandez fallo, vabbè, classico giallo per Fernandez. Prova ad andare sul sinistro, passa su Isaksen, che poi non piazza la conclusione per la gran chiusura scivolata di Florenzi. Florenzi, e voi che fate giocare Calabria? Il titolare è Calabria, vorrei covarmi gli occhi, ragazzi. Vorrei morire in questo momento. Il titolare è Calabria. Giallo per Maignan, ma batte la tronca nel culo, vai. Adesso però c'è spazio per Leao. Chiudila. Sale di fronte a lui. Leao va verso sinistro sulla linea. Leao dentro. Okafor, tutti a casa! 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 L'ha vinta il Milan! Zitti! Zitti, l'ha vinta il Milan! È una delizia per Zitti, l'ha vinta il Milan! Zitti! Zitti che l'ha vinta il Milan! Zitti! Muti! Ancora Leao con l'assist, posizione super regolare! Ancora no, Okafor! 2-0! Il gol della merda! Romano schiavo di Milano! Sia una che l'altra squadra! Romano schiavo di Milano! Terzo anno di fila 2-0 in casa con la Lazio. Alberto per Immobile che forse rientrava dal fuorigioco. Nel frattempo si va. Pedro, gol! Fuori gioco, godo! Godo! Fuori gioco! Secondo l'assistente Perrotti, Immobile era in fuori. Ha fatto un gol della Madonna. Dai, cazzo, è un fuori gioco netto. Finisce qui, fascisti a casa. Milan 2, Lazio 0 per il terzo anno di fila. A casa il benzinaio, a casa i fascisti, a casa tutti quanti. Andiamo così. Lazio 7 punti, Roma 5. Ma che bello, che bello il romano schiavo di Milano. Ci si vede per Borussia Dortmund Milan, stronzi.